Prova, prova. L'audio dovrebbe funzionare adesso. Funziona? Thank you.
Signore e signori, benvenuti al Palafornai di Mezzocorona per la sesta giornata di andata del campionato nazionale di Serie A Beretta femminile. Si affrontano le padrone di casa della pallamano Mezzocorona e il Casalgrande. Per il Casalgrande, con il numero 8, col numero 10, Ilenia Furlanetto, il capitano. Con il numero 1 Valentina Bonacini, con il numero 3 Asia Mangone, con il numero 5 Nicole Ciombetti, con il numero 7 Kimmel Sousa Müller, con il numero 8 Francesca Franco, con il numero 12 Nadia Bordon, con il numero 13 Sara Postol, con il numero 14 Simone Arconi, con il numero 16 Caterina Mutti, con il numero 18 Alessia Arconi, con il numero 19 Marianna Orlandi, con il numero 26 Giulia Mattioli, con il numero 33 Gaia Lusetti, con il numero 40 Nossaiba Lassoli. Allenatore Marco Agazzani. Per la palla a mano Mezzocorona, con il numero 33 il capitano Eleonora Italiano, con il numero 3 Enrica Terrana, con il numero 4 Aurora Gislimberti, con il numero 9 Martina Betta, con il numero 11 Deborah Agostini, con il numero 12 Elena Pedron, con il numero 13 Anna Saranovic, con il numero 16 Niki Razzica, con il numero 17 Roberta De Matteo, con il numero 18 Ilenia Ceso, con il numero 19 Violetta Vegni, con il numero 22 Luisa Dalla Valle, con il numero 44 Emma Girlanda, con il numero 49 Martina Pavlovic, con il numero 82 Anna Chiara Campestini e con il numero 99 Arianna Buratti. Allena Sonia Giovannini. Arbitri dell'incontro, i signori Viser e Pipitone. Oh, mi sono perso capitano e vice capitano. Amiche e amici di Eleven Sports, benvenuti al Palafornai. Si affrontano le padrone di casa della pallamano Mezzocorona e il Casalgrande. Sesta giornata di Serie A Beretta femminile. Rotaliane in cerca del secondo successo, casalingo tra l'altro. Casalgrande che vuole affermarsi e continuare la striscia positiva che la vede sinora a 3 vittorie, solamente 2 le sconfitte contro Erice e Salerno, squadre affrontate peraltro con il medesimo risultato anche dalla pallamano Mezzocorona, che in questo momento si carica, è tutto pronto, si aspettano solamente i signori Viser e Pipitone, arbitri dell'incontro, che si coordinino e diano il fischio d'inizio. Sei punti dunque per la pallamano Casalgrande, che occupa la sesta posizione in classifica, nona per il Mezzocorona, che ha però una partita in meno. La recupererà il 2 novembre, sempre qui tra le mura amiche del Palafornai, contro il Brixen. Programma della sesta giornata che vede in campo Leno ed Erice e Cassano contro Salerno, mentre scenderanno in campo alle 17 Pontini e Mestrino, alle 17.30 Ferrara e Padova. Chiude questo sabato pallamanistico in rosa il match tra Brixen e Malo alle 19. È partito l'incontro, il cronometro scorre, attacca il Casalgrande. Lusetti chiama lo schema. Palla per Mangone, lo scambio col pivot adesso, palla per la Furlanetto, scambio con Mangone, il tiro, rete, 1-0 per il Casalgrande dopo 27 secondi. Rispondono adesso le rotaliane, Girlanda a coordinare le compagne, posizione di terzino sinistro, la new entry è già all'attacco, la Saranovic,
pallone poi sciupato, ne approfitta il Casalgrande per il contropiede, ci arriva Simona Artoni, 20 reti sinora per lei. Poi il tiro troppo velleitario della Furlanetto, recupera però il pallone Marianna Orlandi, e adesso Francesca Franco per far ripartire l'azione delle ospiti in maglia giallo-nera. Franco per la Furlanetto, ancora Mangone, Mangone va al tiro, 2-0 Casalgrande. Partenza decisamente negativa sinora per il mezzo corona, a differenza del match perso a Pontigna 31-29, dove c'era stato un avvio sprint per il mezzo corona, a dire il vero anche contro Erice. Adesso attacca il team di Sonia Giovannini, poi qui non si intendono Betta e Pavlovic, il pallone però viene recuperato, c'è stato un fallo subito dopo da Martina Pavlovic. Attenzione a Gislinberti, attacca la difesa, poi Gislinberti fa tutto da sola e trova la rete, accorcia le distanze al mezzo corona, 2-1. Direttore di gara richiama il Casalgrande, la rimessa non era stata regolare, adesso invece riprende il gioco con il Casalgrande che cerca ancora l'allungo. Mangone, esce Gislinberti, non va a buon fine il passaggio del Casalgrande, quindi pallone per il mezzo corona. Attenzione qui, esce Orlandi su Saranovic, poi Girlanda riesce a trovare un fallo, si riparte dai 9 metri con Pavlovic, Saranovic andata a cercare Betta che era troppo coperta, quindi Girlanda con la Saranovic. Cambio, dialogo adesso tra Italiano e Gislinberti, poi Gislinberti, una rete bellissima quella di Aurora Gislinberti che piazza la seconda rete del mezzo corona e la seconda personale, 2-2 contro break delle padrone di casa che acciuffano il pareggio. Insiste in fase offensiva adesso il Casalgrande con Lusetti per Mangone. Lusetti cerca Franco, la trova Franco, poi attacca la difesa bene Saranovic in tandem con Pavlovic a chiudere su Francesca Franco, quindi si riparte sempre dalle mani di Lenia Furlanetto, 51 reti per lei, bellissimo l'assist per Francesca Franco, 3-2, rimette il muso avanti il mezzo corona. Ilenia Furlanetto top scorer del Casalgrande ma anche della Serie A Beretta, 21-22. Pensate, ben 17 le reti di vantaggio sulla seconda in graduatoria, che è Vanessa Diocap con 34 reti. Ilenia Furlanetto, nativa di Pontigna, per lei una carriera oltre che con la maglia azzurro, anche difendendo i colori del Teramo, del Sassari e del Vigasio, poi l'approdo a Casalgrande, dove ormai è diventato il capitano, simbolo della compagine reggiana. Girlanda adesso per Saranovic che cerca il pertugio, viene però chiusa da Mangone e Franco. Girlanda, ancora Saranovic che poi dalla distanza tenta la botta, non si fa però spaventare Bordone, poi qui ottimo l'anticipo di Gislinberti che in fase di disturbo non permette all'avversaria di arpionare il pallone, sarebbe stato un contropiede pericolosissimo, invece adesso il mezzo corona ha l'opportunità di pareggiare i conti. Nel frattempo entra in campo Violetta Vegni, va a piazzarsi lì sulla linea dei 6 metri tra Mangone e Franco. Gislinberti, ancora Saranovic, attenzione qui non trova la rete Martina Betta. Furlanetto, ancora buono l'anticipo di Leonora Italiano. Casalgrande però ancora in attacco e rientra Lusetti.
sempre Lusetti per Mangone. Franco, poi servita l'ala e Franco sul tapin realizza il 4-2. Una brutta gatta da pelare. Francesca Franco dai 6 metri implacabile. Il mezzo corona non riesce ad arginarla. Qui sul tapin qualche colpa la difesa ce l'aveva, perché Francesca Franco è stata libera di prendere il pallone sulla respinta di Niki Razzica e concludere. Qui ottimo l'ingresso invece di Aurora Gislinberti, che trova una sospensione per Simona Artoni. Seconda realizzatrice delle emiliane. Poi Gislinberti alla ricerca del terzo sigillo. Gislinberti contro Bordon. Fischia il direttore di gara, la traversa però ancora sul tapin. Gislinberti a un altro palo. Ne colleziona due di fila Aurora Gislinberti. Poi il Casalgrande attacca con un uomo in più, con una donna in più, perché Gislinberti non era ancora ritornata. E allunga adesso sul 5-2 il Casalgrande. Campestrini. Girlanda approfitta nel mezzo corona. Casalgrande difende con una donna in meno proprio per la sospensione inflitta a Simona Artoni. Attenzione a Campestrini. Cioè, segnalazione di passivo, sono già 4 i passaggi svolti dal mezzo corona. Qui richiamo dell'arbitro a segnalare la giusta piazzola da cui battere questo Memerri. Poi Campestrini non trova il varco. Un'altra parata per Bordon. Rientra Lusetti. Adesso il Casalgrande attacca con l'extra player. Bordon ha lasciato spazio proprio a Lusetti, che si inerpica però poi commette passi. La porta è vuota, rientra Bordon. E quindi il mezzo corona, che sta paventando l'ipotesi di un tiro porta a porta, abbandona l'idea e cerca la costruzione. Casalgrande che adesso ritrova la parità numerica. Poi qui ottimo l'assist dalla valle per Betta. 3-5. Giro palla per il Casalgrande. Adesso coperta maggiormente Franco. Su di lei Vegni e Gislinberti. Mangone, Lusetti in posizione di doppio pivot. Mangone vede la Franco libera. Poi qui Artoni con una finta era riuscita a liberarsi di Italiano. Italiano che poi la ferma in maniera poco pulita. Quindi 9 metri per il Casalgrande. Già battuto Furlanetto. Cerca Mangone che si alza il tiro. Rete. Qui Razzica poteva fare di più. 6-3 per il Casalgrande. Casalgrande che sta attaccando con maggiore calma rispetto al mezzo corona, che sta sciupando diversi palloni in fase offensiva e non ha ancora trovato la solidità difensiva. Dalla valle parte lo schema, Vegni va a piazzarsi tra secondo e terzo, poi Gislinberti, alto il tiro ma è stato commesso un fallo, protesta il Casalgrande. C'era stata però una spinta su Gislinberti, che non se la sente di andare a battere questo tiro dai 7 metri. La responsabilità affidata ad Anna Chiara Campestrini. Vediamo se l'esito sarà differente. Rete 4-6.
rosicchia un'altra rete di svantaggio il mezzo corona. Adesso è meno 2. Vedremo come risponderà però il Casalgrande. Chiama lo schema Lusetti. Mangone cerca l'attacco, poi Lusetti qui tutta sola non può far altro che appoggiarla in rete sotto l'incrocio dei pali, 7-4. Qui rischia dalla valle, il pallone però rimane in possesso del mezzogiorno. E poi cartellino giallo per il signor Marco Agazzani, coach della Spallanzani Casalgrande. Gislimberti difende con una 5-1 il Casalgrande, poi qui si libera Vegni, rete 5-7. Giostra anche questo pallone il Casalgrande. Il mezzo corona adesso sembra aver preso il giusto ritmo, dovrà trovarlo anche però in difesa se vorrà invertire questo trend. Attenzione però alla Furlanetto, Furlanetto che serve splendidamente Mangone, poi Lusetti, occhio a Simone Artoni, non trova la rete, ma un 7 metri e 2 minuti di sospensioni per allora Gislimberti e cartellino giallo per coach Giovannini. Eccessive le proteste secondo il direttore di gara. Furlanetto già sui 9 metri si appresta a battere questo tiro di rigore. Furlanetto contro Razzica, angolino basso 8-5, 12 giri di lancette, già 13 reti. Difende alto proprio Simone Artoni. Adesso è Orlandi a difendere a uomo, praticamente subetta. Difesa molto aggressiva per Casalgrande che manda in confusione le rodaliane che perdono il possesso. E quindi Casalgrande adesso con in mano la palla del possibile più 4. Franco, Mangone, Furlanetto, Furlanetto vede Lusetti che cade in terra, cartellino giallo per Eleonora Italiano. Lusetti aveva cercato la compagna, l'ha trovata, quindi opta per un passaggio indietro alla Furlanetto. Furlanetto che adesso serve proprio Simone Artoni e rete. La palla colpisce il palo e poi si infila alle spalle di Niki Razzica. 9-5 più 4 per il Casalgrande. Reggiane che ormai hanno raccattato un congruo vantaggio. Vedremo se il mezzo corona saprà rispondere a dovere. Padroni di casa che avevano recuperato sino al meno 2. Adesso Eleonora Italiano dalla carica alle proprie compagne con la rete del 6-9. Rientra anche Gislimberti, Italiano, Furlanetto, Lusetti, Mangone, Mangone, ma la parata di Niki Razzica, a dir di no al terzino ospite. E poi Gislimberti capovolge la situazione nel mezzo corona, c'è Italiano, questo pallone poi sciupato, invasione, era una palla preziosissima, un altro attacco vanificato dalla troppa confusione, dalla fretta di questo mezzo corona che non sembra ancora aver trovato la quadra.
giallonere in attacco, sempre Mangone, serve Furlanetto che a rimorchio trova il 10-6 con un sottomano su cui era arrivata Razzica, non riusciva bene a fermare, poi qui continua il gioco, gli arbitri avevano concesso il vantaggio, però c'era stato un aggroviglio tra Artoni e Gislimberti. E altri 2 minuti di sospensione per Simona Artoni, la seconda esclusione per lei. Solo 15 minuti. Simona Artoni è già finita 2 volte sul taccuino dei cattivi. Tiro di 7 metri, Campestrini ha realizzato al primo tentativo e anche al secondo. Gonfia la rete, 7-10. Mezzo corona che adesso ne deve approfittare perché il Casalgrande un'altra volta con un uomo in meno. In attacco però va a pareggiare numericamente le presenze perché c'è l'ingresso di Sausa Müller al posto di Nadia Bordon. Sausa Müller che va a ricoprire la posizione centrale e poi il scambio di posizione con la Furlanetto, ancora Müller, Furlanetto, indeciso il Casalgrande su come far evolvere questa situazione, Furlanetto che serve Mangone, Mangone, palo e 7 metri. 2 minuti di sospensione per Dalla Valle. Era entrata con la spalla. Furlanetto ancora di fronte a Niki Razzica, il primo e anche il secondo sono a favore del terzino reggiano, 11-7. Taglio di Vegni e poi rete di Gislimberti. Il taglio di Vegni non era stato visto da Roberta De Matteo che ha servito Gislimberti. Assist preziosissimo e rete del meno 3. Se ne va il primo quarto di gioco. Tempo, Sausa Müller attacca, aveva cercato Mangone, Mangone che poi in qualche modo riesce a recuperare il pallone, Furlanetto da lì ha un ottimo angolo e infatti non sbaglia, Elenia Furlanetto per il 12-8. Campestrini. Tempo è rientrata anche la Artoni, sempre in posizione di 5-1 e poi da lì Roberta De Matteo per il 9-12. Le donne di Agazzani. Adesso le squadre hanno recuperato le sospensioni e quindi possono attaccare. Lo fa bene Francesca Franco, 13-9. Qui Dalla Valle serve Vegni, capovolgimento di fronte, è prontissima la risposta del mezzo corona che sigla la 10ª rete, ma è sempre sul meno 3 perché sono 13 quelle realizzate dal Casalgrande. Casalgrande che nonostante alcuni break inflitti
alle rotaliane, non è mai riuscito a prendere il largo e a scappare, quindi si ritrova il mezzo corona ancora alle costole. Vedremo qui come difenderanno molto bene, che Franco riesce a prendere il pallone ma non riesce a girarsi, poi palla deviata sul tapin, però Franco realizza ancora un'altra rete, la ribattuta finisce ancora una volta nelle mani di Francesca Franco. Su questo dovrà parlare nell'intervallo Sonia Giovannini, perché da lì Franco è libera di fare veramente ciò che vuole. Vegni chiama lo schema dalla valle, lo scambio con Vegni, poi il pallone a Gislimberti che vede De Mattio, la palla però termina al lato. Time out chiamato da Gazzani. Si ritorna in campo, nel frattempo a Cassano Magnago il Salerno conduce 24-13. Parte proprio dal Casalgrande. Mangone per Lusetti. Adesso Betta in posizione di centravanti in questa 5-1 adottata dal mezzo corona, che però non apporta benefici perché Mangone trova la rete del 15-10. Il vantaggio del Casalgrande adesso si fa bello pesante e il mezzo corona risponde con l'ingresso, il rientro in campo di Saranovic. Anna Saranovic protagonista nell'incontro disputato a Pontinia. Gislimberti però vede Betta, Betta che poi serve Vegni, e Vegni da lì ormai ci sta abituando e sta abituando soprattutto il tavolo dei cronometristi a premere il pulsante del più uno. 11-15. E Casalgrande ancora extra player. Urlanetto da indicazioni a Mangone su come proseguire l'azione, poi Mangone da lì aveva trovato un tiro di 7 metri nell'azione precedente, questa volta molto più brava a contenerla Luisa Dalla Valle. Il pallone però è sempre per le reggiane, qui parte Lusetti, Lusetti serve Furlanetto, nel frattempo Artoni ritorna in panchina per dare il cambio a Bordon. Razzi Capara, Betta su capovolgimento di fronte, però si fa ipnotizzare da Nadia Bordon.
Prata bassa di Nadia Bordon sulla conclusione di Martina Betta. Furlanetto per Mangone. Orlandi si gira. Fallo. Mangone. Sì. Ancora un fallo su Mariano Orlandi. Qui si lamenta Alessia Artoni per una sfida a Gislimberti, poi Alessia Artoni che ha preso il posto di Simona conclude, ma il suo piede era in aria e quindi possesso perso per il Casalgrande. Mezzo corona che prova a ricucire il gap. Adesso risale Betta, serve proprio dalla valle. Viene commesso un fallo proprio su Luisa Dalla Valle. Adesso ha il pallone tra le mani, serve Gislimberti, poi De Matteo, Gislimberti, pallone alto. Salta. Lusetti, passi commessi da Lusetti. Mezzo corona che ancora una volta un'altra chance ne ha gettate alle ortiche un po' troppe per un eventuale rientro in partita. Vedremo però come proseguirà questa azione. Fallo di Artoni. Vegni dalla valle, Gislimberti ancora dalla valle, cerca l'assist per Betta, il pallonetto in rete, 12-15. Si fa perdonare dell'errore precedente con un gol fantastico Martina Betta. Mancano 5 minuti e 5 secondi alla sirena che decreterà la fine del primo tempo. Tre Lusetti, serve Franco, nel frattempo rientrata in campo proprio Franco, anticipata da Saranovic. E Gislimberti brava a chiudere su Lusetti. Poi Artoni, Furlanetto salta, finge il tiro, voleva provare a servire Franco, poi Furlanetto. Mangone gigioneggia col pallone, riesce a recuperarlo, poi Franco, ancora Franco, qui Lusetti ha tutto lo spazio, Marazzica si supera e con il piede si oppone ad una conclusione di Lusetti che sembrava dovesse solamente finire in rete, e poi Dalla Valle colpisce la parte alta dell'incrocio dei pali, ma comunque ottiene un fallo. Saranovic, che ho sempre a Roberta De Matteo, il pallonetto, aveva provato ad emulare Martina Betta, colpito però la parte alta della traversa. E occhio qui alla Furlanetto perché ha tutto lo spazio, ma sempre Niki Razzica che alza il muro, poi cerca di ripartire in mezzo corona, ma predica calma coach Giovannini, anche perché in questo momento il mezzo corona deve cercare in tutti i modi di provare a diminuire lo svantaggio. E questa di Luisa Dalla Valle è una rete preziosissima perché segna almeno due. Trend positivo per il mezzo corona. Casalgrande annaspa, ma è comunque ancora in vantaggio per 15-13. Lusetti per Furlanetto. Furlanetto serve Artoni, prova a coprire Italiano, le impedisce, dice
cercare la traiettoria. Intervento pulinissimo quello di Eleonora Italiano e rete altrettanto splendida. Pallone rimbalzato di Anna Saranovic e qui il mezzo corona rientra in partita, ormai in carreggiata 14-15. Sembrava tutto perso sul 15-10 per il Casalgrande, invece un parziale di 4-0 riporta in corsa le rotaliane e adesso mancano solamente 2 minuti al termine del primo tempo e chissà che non possano anche impattare. Lusetti prova a servire Alessia Artoni che era in area, attenzione qui, pallone prezioso per Violetta Vegni, il tiro in rete, 15-15. Incredibile quello che sta succedendo al Palafornai. Il mezzo corona recupera 5 reti al Casalgrande e trova il pareggio. Pareggio su cui tra l'altro si è concluso il match andato in scena a Leno. Le parole di casa hanno pareggiato 21-21 con l'Erice. Nel frattempo è Orlandi di Cortomuso, il Casalgrande 16-15, risponde però al mezzo corona, costruisce l'azione con Saranovic dalla valle, vede De Matteo libera, De Matteo entra, parata di Nadia Bordon. Casalgrande attacca qui, Saranovic ci mette la pezza, tra l'altro era fuori dal gioco perché gli stava allacciando le scarpe. Continua ad allacciarsele, situazione insidiosa questa, mancano 35 secondi, Casalgrande potrebbe cercare più due qui, pallone morbido infilato da Alessia Artoni. Casalgrande che ritorna sul più 2 e risponde dalla valle, Vegni vede Betta che non riesce a entrare, Vegni 17-16, ultimi 10 secondi in cui il Casalgrande può rispondere, pallone però che non viene rimesso niente, poi l'arbitro decide di far tornare tutto indietro per la rimessa e decreta poi la fine del primo tempo. Situazione questa un po' convulsa, il mezzo corona però è rientrato in partita, adesso è solo una rete di svantaggio, vedremo nel secondo tempo cosa accadrà. Noi vi consigliamo di rimanere qui sintonizzati su Eleven Sports perché i secondi 30 minuti saranno sicuramente molto frizzanti e spettacolari.
grinta e tenacia, questi gli ingredienti che il mezzo corona dovrà mescolare se vorrà recuperare lo svantaggio di una rete che ha accumulato nel primo tempo. Forza di volontà invece per il Casalgrande, che nel momento più delicato del match ha subito un crollo e ha di fatto visto rientrare il mezzo corona. Ultime direttive, ormai è tutto pronto, manca solo il fischio dei direttori di gara Viserrei Pipitone, che devono rientrare in campo a dire il vero. Squadre già sistemate, attaccherà per primo il mezzo corona. Violetta Fegni, lo scambio con Dalla Valle e Betta, stanno impeciando le mani mentre Razzica scherza con coach Giovannini. Razzica che nel finale di primo tempo ha permesso alle compagne di recuperare il gap con una serie di parate. Razzica che poi dà il meglio di sé sempre nei secondi tempi. Casalgrande che, da come sono schierate le sue ragazze, continuerà con lo stesso modulo e quindi difesa 5-1 con Simone Artoni nella posizione di centravanti. Si riscalda Francesca Franco, vera spina nel fianco del mezzo corona, suoi quasi tutti rimbalzi sull'area dei 6 metri. Partiti adesso 30 minuti scoppiettanti, è quello che ci auguriamo nella ripresa di questo match tra mezzo corona e Casalgrande, valido per la sesta giornata di Serie A Beretta. Come avevo anticipato prima, il match delle 15 tra Leno e Malo, tra Leno, perdonatemi, ed Erice si è concluso in parità. Qui male però il mezzo corona, sciupa il primo pallone, incespica anche la Furlanetto. Furlanetto, sempre lei, pallone servito da Artoni che si alza, poi Lusetti esce Franco, poi Furlanetto, il muro di Aurora Gislimberti, e con quanta foga si avventa sul pallone la Lusetti. Palla che poi finisce al lato, si riparte proprio da Artoni. Fischio dell'arbitro a fermare il gioco, perché si doveva ripartire proprio dal suo whistle. Furlanetto, ancora Gaia Lusetti che poi da sola trova un'autostrada e realizza il 18-16. Saranovic in attacco, il mezzo corona si affida alle sue bordate, vedremo però come risponderà il terzino montenegrino con una traversa al momento. Casalgrande che può adesso gestire subito attacco veloce proprio per Casalgrande, che trova con Marianna Orlandi la rete del 19-16. Inizio di ripresa non eccezionale per il mezzo corona, che come nel primo tempo becca un parziale di 2-0. Nel frattempo si alternano Dalla Valle e Girlanda. Gislimberti, serve italiano, poi parata di Nadia Bordon. Lusetti a tutta velocità, il Casalgrande
con Mangone. Trova il fallo, quindi questa punizione. Si riparte da 9 metri con Orlandi. Lusetti, regista della squadra Gaia Lusetti, Furlanetto, il dialogo con Mangone, poi Artoni, occhio qui perché entra Mangone, poi scarica a Franco che era in area, qui Bartina Betta colpisce attraverso la quasi, rimane anche a terra, ha sbattuto probabilmente il ginocchio, trova un tiro di 7 metri. Deve entrare il medico in campo. Si rialzano entrambe le giocatrici coinvolte nello scontro. Martina Betta che poi va a sincerarsi con la sua avversaria Marianne Orlandi. Gislimberti ritorna sulla linea dei 7 metri. Aveva fallito il primo tiro. Molto, molto più brava nel secondo, 17-19. Adesso rientra in campo l'Artoni, ricordiamo che il Casalgrande attacca con l'extra player per ovviare alla sospensione rimediata proprio da Marianne Orlandi. Lusetti. Lusetti vede proprio Alessia Artoni, ma Alessia Artoni era dentro l'area e quindi mezzo corona che con un uomo in più può cercare rete del meno uno. Italiano Gislimberti rischioso qui, c'è stato l'anticipo di Furlanetto, poi Gislimberti ha continuato il suo tiro deviato dal corner, il mezzo corona. Saranovic sinora molto in ombra, Saranovic. Gislimberti, Italiano, pressa molto alto il Casalgrande, attenzione alla Saranovic, Saranovic cerca il passaggio per i Violetta Vegni, non si intendono le due, Casalgrande in contropiede, Furlanetto, Furlanetto, c'è anche Simone Artoni, ma Furlanetto era lì proprio davanti a Michi Razzi che realizza il 20-17. Nonostante una giocatrice in meno, Casalgrande riesce a segnare e passaggio costoso di Gislimberti per Betta che poi ha seguito Campestini, rimane in attacco il mezzo corona. Ritorna in parità numerica Casalgrande, Gislimberti, Gislimberti adesso cerca l'attacco, è stata trattenuta, ci pensano i direttori di gara prima di assegnare quest'altro tiro dai 7 metri, è stata però trattenuta per la maglia Aurora Gislimberti. Nel frattempo si alternano gli esterni difensori, ma Aurora Gislimberti è brava a superare anche Valentina Bonacini, 18-20. Lusetti qui non riesce ad arrivare sul pallone, rimedia al suo errore Furlanetto. Martina Betta in 5-1, poi Lusetti va in posizione di doppio pivot, Furlanetto però serve l'ala e qui cestisticamente va ad opporsi Niki Razzica e poi Violetta Vegni colpisce l'incrocio dei pali, è un altro tiro dai 7 metri perché è stata atterrata, si lamenta il Casalgrande, però
È incredibile l'intervento di Niki Razzica, che sull'Artoni è andata in anticipo. E Gislin Berti supera ancora una volta Nadia Bordon. 19-20. Con impeto adesso il mezzo corona si riporta sotto. Casalgrande dovrà ovviamente controbattere. Furlanetto, Lusetti, Mangone, smanaccia però Razzica. Campestrini da lì, Campestrini, praticamente Mangone era quasi riuscito a sradicare la palla, però ottimo il recupero proprio di Anna Chiara Campestrini, nazionale under 19. Come lei Martina Betta, ma c'è da segnalare nelle file delle ospiti anche Asia Mangone. Le tre condividono l'esperienza in azzurro e la vittoria dell'europeo. Gislin Berti per Girlanda, ancora Gislin Berti. Poteva servire Italiano, che era più defilata. Il suo pallone si conclude praticamente sul fondo, però trova un fallo. Protesta Agazzani, che si mette le mani nei capelli, ma a attaccare è il mezzolona con Campestrini, che termina il suo tentativo alto. Attenzione qui, minuto di sospensione ad Agazzani. Altro tiro dai 7 metri per il mezzo corona. Non c'è 2 senza 3, si direbbe in questi casi. Vedremo se Gislin Berti realizzerà il terzo. 7 metri di fila concesso al mezzo corona. Sono andati in porto i primi 2 tentativi, che hanno riportato le rotaliane dal 17-20 sotto di 1 al 19-20. Potrebbe decretare anche il pareggio, però qui questo pallonetto fa sciupare il tutto. Molto male Gislin Berti. Una scelta poco azzeccata, quella del terzino giallo-verde. Anche qui all'Artoni, che non arpiona il pallone, però riesce a recuperare. Serve Franco. Franco, fermata da Vegni, poi il palo a graziare Razzica e a salvare il mezzo corona dalla possibile rete del Casalgrande. Gol mangiato anche dal mezzo corona. Qui Girlanda era riuscito a concludere, cercava forse qualcosa di più il mezzo corona. Occhio però all'iniziativa di Furlanetto, troppo centrale da lì, veramente Razzica vita facile. Poi serve proprio Razzica, Gislin Berti riparte in velocità, adesso il mezzo corona, Martina Betta, poi Campestrini che viene anche strattonata per la maglia. Adesso la fase è molto convulsa, c'è un batti e ribatti, e Simone Artoni si vede respingere il tiro da Niki Razzica, che esulta con le compagne e con la panchina, perché questo di Niki Razzica è un vero miracolo. Simone Artoni sembrava decisa nella sua involata e invece ha trovato sul proprio percorso Niki Razzica, che le ha sbarrato la strada e ha mantenuto ancora una volta il mezzo corona in gara. Mentre Gislin Berti serve Girlanda, Campestrini vede Betta, ancora Campestrini di ritorno per Girlanda, rientra Alessia Artoni, fermata Gislin Berti. Girlanda, Campestrini, il dialogo tra i tre terzini mentre l'arbitro segnala la situazione di passivo. Attenzione, qui passi commessi da Emma Girlanda e mezzo corona
che sembra molto restio a pareggiare i conti. Casalgrande d'altronde non riesce ad infliggerle il colpo di grazia e match apertissimo, mancano ancora 20 minuti qui. Sfondo, squadre molto contratte, è un elastico adesso, ma di occasioni sciupate. Incredibile la fase di stallo che vede coinvolte le due squadre. Gislimberti cerca e trova la propria compagna di squadra, la Violetta Vegni oggi ci ha dimostrato che non riesce a sbagliare, infatti trova la rete del 20 pari. Chiama lo schema Gaia Lusetti, nel frattempo si fanno sentire entrambe le tifoserie, c'è una nutrita rappresentanza anche di tifosi reggiani. Qui Furlanetto rimette il muso in avanti proprio il Casalgrande, ma attenzione a Gislimberti che parte da sola, perde il pallone, gli arbitri però con ritardo, anzi fermano il gioco perché c'era un palleggio anomalo, una palla accompagnata, quella è la ripartenza di Simone Artoni. E mezzo corona che ha l'opportunità di pareggiare i conti, ma Campestini si fa ipnotizzare proprio da Nadia Bordon che devia al lato il pallone. Su Casalgrande si affida ancora a Lusetti, Lusetti che finisce addosso a Gislimberti, sfondo, razzica, cerca le compagne, c'è la Betta che stava ripartendo. Gislimberti, giro pala consistente questo del mezzo corona, con la Girlanda serve Martina Betta che prova a entrare, vede Violetta Vegni, viene fischiato per il fallo, ancora Betta velocemente la battuta, Campestrini insiste il mezzo corona, Gislimberti il tiro, palla alta. Nulla di fatto per il mezzo corona, ma occhio a Casalgrande che attacca. Qui Lusetti in difficoltà, cercava la Furlanetto che però era girata di spalle. Lusetti, Lusetti poi liberissima, trova anche una bella rete, il palo e poi il gol, 22-20. Ma qui Gaia Lusetti praticamente poteva fare quel che voleva, poteva anche accendersi una sigaretta perché non c'era nessuno a difendere su di lei. 22-20. Casalgrande ribadisce la propria volontà, rientra in campo la Saranovic che cambia però porzione di campo, va a occupare quella del terzino destro. Adesso Campestini attacca, cercava proprio Anna Saranovic. Girlanda, Campestrini, Saranovic, Saranovic il tiro col piede Nadia Bordon, non ci arriva Nadia Vegni, non ci arriva la Vegni, Violetta Vegni e poi Niki Razzica risponde a son di parate alla propria collega e qui fantastica la rete di Aurora Gislimberti. 21-22, siamo giunti a metà giro di boa anche la ripresa sulla rete di Aurora Gislimberti che realizza da posizione impossibile, tra l'altro contromano, riesce a beffare l'estremo difensore argentino e peccato per i diversi errori commessi oggi in fase proprio di conclusione da Aurora Gislimberti che ripaga però con questo gol eccezionale. Vediamo il Casalgrande, sempre Lusetti, ma c'è sempre Razzica e poi Razzica si supera anche su Franco, ma Franco era entrato in area. Gislimberti prende la palla e qui la palla finisce fuori, ma aveva perso l'equilibrio per l'intervento del numero 5 del Casalgrande, Nicole Giombetti.
si lamenta Bordon. Gislimberti aveva trovato il tiro, ma era stata comunque vincolata dall'intervento della Giombetti. Cambia il tiratore dopo il debole errore, il pallonetto finito alto. Si alternano ancora una volta Annachiara Campestrini, allora Gislimberti, 22-22, ritrova il pareggio il mezzo corona. E Lusetti, che adesso deve riorganizzare il gioco del Casalgrande, che si è visto ancora una volta recuperare dalle rotaliane. Poi Mangone, sempre per Gaia Lusetti, gioca con l'extra player e Casalgrande, ma rientra Bordon tra i pali perché va in fase di conclusione proprio il team reggiano, e Sousa Müller realizza la rete del 23-22 dalla posizione di ala sinistra, mentre è già in attacco il mezzo corona con Campestini che serve Betta, poi Campestini di ritorno a Girlanda, Saranovic, c'è ora Gislimberti in posizione di ala destra, Gislimberti che fa l'abbonamento al gol da ala destra contro mano, 23 pari. Incredibile stasera Aurora Gislimberti, le riescono solamente le cose più complicate, giocatrice però di un talento veramente incredibile Aurora Gislimberti, ricordiamo nazionale under 19, campionessa d'Italia under 15 col mezzo corona ormai qualche anno fa, è cresciuta insieme al suo talento e può annoverare, come dicevamo prima, anche un europeo di categoria nella sua bacheca. Adesso poi Furlanetto per Sousa Müller. Furlanetto e Sousa Müller sono due clienti scomode per Vegni e Gislimberti. Occhio qui all'ingresso di Lusetti. 24-23. Campestrini attende che si schierino tutte le compagne. Agazzani a dirigere le sue dalla panchina, mentre anticipa Sousa Müller. Campestrini sale Betta, qui Campestrini prova la conclusione, viene fermato il gioco però per un fallo proprio su Annachiara Campestrini. C'è Saranovic, Girlanda, Saranovic attacca da quella zolla, poi si supera Bonacini anche sul rimbalzo e raccoglie gli applausi delle sue compagne. Una parata preziosa quella di Valentina Bonacini, e chiama il time out coach Agazzani. Differenti adesso gli animi col Casalgrande che ha ritrovato entusiasmo e mezzo corona molto concentrato, perché in avvio di ripresa sembrava le stesse sfuggendo ancora una volta il match dalle mani, ma poi sono bastati 15 minuti per pareggiare i conti. Sono iniziati anche gli altri match. Per la sesta giornata della Serie A Beretta, il Mestrino conduce al termine dei primi 30 minuti 13-11 sul Pontini al Palabianchi, mentre il Padova al decimo del primo tempo cerca il colpaccio, il team patavino, perché sta conducendo 7-3 sul Ferrara. È terminato invece al Palatacca il confronto tra Cassano Magnago e Salerno, vittoria netta delle campionesse d'Italia 31-23 sulle Amaranto di Salvatore Onelli.
Furlanetto tira, gioco fermato, chiedeva una sanzione per aver trattenuto la maglia. Poi Mangone, passi Asia Cristella, Mangone, e qui insidiata Emma Girlanda, riesce però a trattenere il pallone e a mantenere il possesso. Pressa con maggiore intensità il Casalgrande. Saranovic. Ancora Sausa Müller a interdire la fase di costruzione del mezzo corona, mentre Girlanda cerca dalla valle l'assist era per Saranovic, che è stata fermata dalla difesa avversaria. Dalla valle per Saranovic, passaggio per Vegni, gioco fermato, occhio che sotto passivo il mezzo corona, conclusione di Saranovic, murata, poi qui recupera proprio il pallone il Casalgrande. Sausa Müller adesso con calma si riorganizza la compagine emiliana. Franco per Lusetti, ma con la gamba ancora una volta è Nicherazzica, pallone che però va a sbattere contro il soffitto, addirittura si insacca, e quindi il possesso rimane del Casalgrande, che può attaccare un'altra chance, ma Gislimberti difende molto bene sul numero 18 ospite Alessia Artoni, e quindi palla che ritorna in mano alle trentine. Attenzione, qui Saranovic con la mano ci arriva, poi col pallonetto ora Gislimberti trova la rivincita su quel 7 metri che gridava vendetta. 24 pari, implacabile Aurora Gislimberti, la posizione di alla destra 3 su 3 per lei, che ricordiamo però è destrimana, quindi gioca in una posizione non consona. Ma questo Aurora Gislimberti non lo sa e continua a segnare. Attenzione per Furlanetto che serve Marianna Orlandi. Pallonetto in risposta all'altro pallonetto, sempre dalla destra, Marianna Orlandi, 25-24. Girlanda per Dalla Valle, la palla supera il centrocampo. Attenzione, Girlanda! Era entrata a rimorchio, ma ha colpito la traversa il pallone, quindi palla al Casalgrande. Poco più di 7 minuti al termine di questo match. È stato spumeggiante, ma è ancora tutto aperto. Casalgrande ad attaccare per difendere il proprio vantaggio. Zocorona che invece va a chiudere tutti gli spazi. Qui Lusetti vede però Sausa Müller libera. Sausa Müller che da posizione però un angolo troppo chiuso trova Nicherazzica a coprire sul primo palo. Palla fuori, Mezzocorona che potrebbe realizzare 25-25. C'era Martina Betta a chiedere il pallone alla Saranovic, che ha preferito però ricostruire tutto quanto, e quindi si riparte proprio da Luisa Dalla Valle. La Valle palleggio per Girlanda, Betta, Saranovic. Attenzione qui, palla che era giunta nelle mani di Vendi, che era stata rattenuta proprio Gislimberti. Voleva prendersi la responsabilità di questo tiro, poi l'assist a Vegni, ancora una volta bloccata. Saranovic si alza il braccio del passivo, deve concludere in mezzo corona. Saranovic però poi viene fermata. Attenzione a Lusetti, pallone toccato da Martina Betta.
26-24. La Saranovic adesso si accinge a concludere. Attenzione ancora Gistrimberti e rete, questa volta sotto le gambe, 4 su 4 dalla destra. 25-26, tutte le speranze del mezzo corona passano dalle mani di allora Gistrimberti e di Niki Razzica. Furlanetto per Franco. Lo spostamento di Franco a centrale sicuramente è giovato per quanto riguarda il mezzo corona, che non riusciva a contenerla lì sulla linea dei 6 metri. Franco, parata, ma tiro dai 7 metri, invasione dell'area da parte del difensore e quindi massima punizione. Elenia Furlanetto. L'incaricata a battere questo tiro dai 7 metri contro Niki Razzica, rete 27-25. Nel frattempo fa il suo ingresso in campo anche Enrica Terrana. Pallone intercettato da Casalgrande, che rimane però in possesso del mezzo corona. Io, dalla Valle, che viene praticamente cinturata. Girlanda dalla Valle. Prova a entrare dalla Valle, poi Martina Betta, 26-27. Fase cruciale del match. Casalgrande attacca, ma deve prestare attenzione. Mezzocorona difende. Lo fa con un pressing leggermente più ampio. Okay, adesso Sousa Müller, fischiato. 180 secondi alla fine, parte il countdown. Qui Franco viene fermata da Terrana e Girlanda in maniera abbastanza dura. Furlanetto, attenzione qui Franco, trova un tiro dai 7 metri, in effetti l'intervento di difensore nel mezzone in area, nel frattempo chiede l'interruzione del match. 2 minuti di sospensione però ad Alessio Artoni. Quindi sospesa Furlanetti contro Pedron. Furlanetto. Ancora una volta la meglio, 28-26. È una rete importantissima. Nel frattempo riprende il posto tra i pali Niki Razzica. Pallone smarrito in attacco nel peggiore dei modi per il mezzo corona. Adesso Casalgrande, che ha tra le mani la più grande opportunità per chiudere il match. Attacca Casalgrande, pallone vince sul ginocchio di Rosetti, che era stata fermata però da Saranovic. Lusetti per Furlanetto. Furlanetto non riesce a trovare la compagna, parte in contropiede proprio la Saranovic, c'è Mangone che prova ad arginarla, gioco fermato e qui si lamenta il mezzo corona perché la Saranovic aveva segnato
Tra l'altro il gioco è stato fermato, ma non è stato adottato alcun provvedimento, quindi rimugina ancora di più il mezzo corona, che va praticamente trovato la rete del meno uno. Adesso si trova a dover affrontare questo controllo della Lusetti, che realizza il 29-26 quando mancano solamente 60 secondi. Più 3, che praticamente incamera i due punti sulla strada di Casalgrande. Esultano le gialle della Spallanzani. La vittoria adesso è molto più vicina, deve per forza tirare il mezzo corona per cercare di mantenere vive le ultime speranze. Ancora Gislimberti alla destra, 27-29. Con tutta calma Nadia Bordon deve limitarsi adesso solamente a gestire, ad amministrare questo vantaggio. 27-29, attacca il Casalgrande, la difesa a uomo praticamente nel mezzo corona. Qui poi Sausa Müller trova il 30-27 che chiude di fatto il match. Ultimi 10 secondi, il Casalgrande vince anche al Palafornai e sale a quota 8 punti in classifica, in attesa del match che la opporrà il 6 novembre al Pontinia, che è la casa di Lenia Furlanetto. Non sorride il mezzo corona, che però avrà l'opportunità di rifarsi invece il 2 novembre sempre qui al Palafornai, quando nel 40-20 rotaliano entreranno le ragazze del Brixen Super Derby. Allora noi vi aspettiamo martedì sempre qui su Eleven Sports per il derby del Trentino Alto Adige tra mezzo corona e Brixen. Vi auguriamo una buona serata, una buona palla a mano. Arrivederci.